Ciao, sono Giorgia dalla Kids Animazione. In questo video tutorial andiamo a vedere come si fanno i popcorn. Vediamo insieme le tipologie di macchine, come utilizzarle e scopriamo come risolvere i problemi più comuni. Esistono vari modelli di macchine per i popcorn, quelle ad aria e quelle ad olio. Con quella d'aria dovrai utilizzare solamente il mais. I popcorn andranno salati dopo che sono cotti. Per quella d'olio dovrai mettere il sale in cottura insieme al mais e all'olio. Ovviamente in questo caso saranno più gustosi, ma un pochino più grassi. Per avere il tipico gusto di quelli del cinema, avrai bisogno di utilizzare questa tipologia di macchine dei popcorn e utilizzare un particolare sale, il sale al burro. Per quanto riguarda l'olio, il più indicato è sicuramente quello di cocco, ma utilizzando un olio di semi di girasole il risultato non cambia. Queste tre tipologie di macchine vanno bene per qualsiasi tipo di evento. Ovviamente avere una macchina più grande ti permette di fare più popcorn. Per questo potrai utilizzare queste tipologie di macchine per una festa di compleanno o per un evento più grande come ad esempio al cinema. Spiegarti il montaggio di una macchina del genere è veramente superfluo. L'importante è posizionarla su un tavolo o comunque su una superficie piana e ovviamente dovrai alimentarla con una presa di corrente. Adesso andiamo a vedere il funzionamento di queste macchine. Andiamo a vedere sia quella ad aria che quella ad olio. In questo video useremo solo questa piccolina, ma il funzionamento di quella più grande è identico. Questa macchina ad olio all'interno ha un pentolino, come se fosse una semplice padella. Dovrai quindi all'interno metterci il mais, l'olio e il sale. A questo punto dovrai accendere la macchina. Andiamo a vedere insieme come funzionano i pulsanti. In tutte le macchine ad olio abbiamo tre pulsanti, in alcune potrai trovare anche il quarto. Il primo pulsante è luce e riscaldamento. Questo serve per accendere la luce e tenere caldo il piano della macchina. Il secondo pulsante è heat, sarebbe il calore del pentolino che ci servirà per cuocere il mais. Capirai che quando lo azionerai il pentolino diventerà caldo, quindi fai molta attenzione. Il terzo e ultimo pulsante è turn. Serve per girare e mescolare il mais, l'olio e il sale all'interno del pentolino. Il quarto pulsante che potrai trovare su alcune macchine è il power, che accende e spenge l'intera macchina. Accesa la macchina, non dovrai far altro che attendere la cottura dei popcorn. Quando saranno cotti, inizierai a sentire il tipico rumore dei popcorn. Inizieranno a scoppiettare, aumenterà ovviamente il volume all'interno del pentolino e inizieranno a cadere automaticamente. Il termine della cottura sarà segnato dal termine dello scoppiettio dei popcorn. A questo punto dovrai tirar fuori gli ultimi popcorn rimasti all'interno del pentolino. Dovrai prima di tutto spengere i pulsanti del calore e del turn. A questo punto non ti resterà che aprire lo sportellino e ruotare il pentolino. Sarai pronto a fare di nuovo una cottura di popcorn con mais, sale e olio. Se hai bisogno di servire molte porzioni, potrai anticipare la cottura di popcorn. Potrai quindi riempire il macchinario e i popcorn all'interno rimarranno caldi grazie alla parte bassa della macchina che li continuerà a scaldare. A questo punto andiamo a vedere come funziona anche la macchina ad aria. Il suo funzionamento è molto semplice, troverai solamente due pulsanti, uno è dell'aria e uno è del calore. Ti basterà versare un misurino di mais e azionare entrambi i pulsanti. Adesso andiamo a vedere insieme quali sono i problemi che potresti incontrare andando ad utilizzare un macchinario del genere. Il primo è che la macchina non si accende. In questo caso dovrai controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla spina e che ci sia la corrente. Un metodo per vedere se ci sia effettivamente corrente è quello di collegare un cellulare con il suo caricabatterie e vedere che il cellulare si ricarichi. Se la macchina continua a non accendersi, potrebbe essere il fusibile che si è rotto, in quel caso dovrai sostituirlo. Ovviamente controlla anche che il pulsante power sia effettivamente su on. Un secondo problema è quello che hai azionato la macchina ma i popcorn non escono. Uno, che il tastino del heat non è su on. Due, che il cavo del pentolino non è collegato correttamente alla macchina. Un altro problema che potresti incontrare è che esce del fumo dal pentolino. In questo caso la ragione più plausibile è che hai messo poco olio nel pentolino o che hai lasciato qualche popcorn della cottura precedente e quindi si sta bruciando.
Per risolverlo, svuota tutto il pentolino, dagli una pulita e rinizia da capo il procedimento. Se durante la cottura noterai che esce molto mais non scoppiettato, vuol dire che hai messo troppo mais all'interno del pentolino. Infine, potrebbe succedere che la luce non si accende. In questo caso verifica che la lampadina sia ben avvitata e che non sia fulminata e che il tasto light sia acceso. Ricorda che questo tasto regola anche il calore del piano della macchina.